Eh sì, allora iniziamo subito come sempre con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, oggi un grandissimo attore. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi 8 febbraio nasceva un attore statunitense, icona ribelle e molto affascinante, e noi lo festeggiamo così. L'8 febbraio del 1931 a Marion, nello stato dell'Indiana, nasceva lui, James Dean. I genitori di James, papà Winton Dean e mamma Mary Wilson, erano una famiglia di fattori di origini inglesi. Dean si trasferì a Santa Monica in California dopo che papà Winton lasciò la fattoria per diventare un odontotecnico. James Dean fu iscritto alla scuola pubblica Brentwood finché sua madre non morì di cancro all'utero nel 1940. Con la frequentazione della scuola superiore, James Dean entrò a far parte della squadra di basket e partecipò ad attività collegate con il teatro e si specializzò per prepararsi agli studi di giurisprudenza. Si trasferì all'Università della California a Los Angeles e cambiò la sua specializzazione in quella per le discipline teatrali, cosa che lo condusse a scontri con i familiari, che lo portarono a lasciare la casa di suo padre. James Dean iniziò la sua carriera con uno spot per la Pepsi Cola. Seguendo dei consigli di alcuni amici, James Dean si trasferì a New York per far carriera come attore di teatro, studiando con Lee Strasberg nelle Actor Studios. La sua carriera decollò nei primi anni 50, partecipando a vari programmi televisivi come Kraft Television, Studio One. A dicembre del 1954 fa parte del film The Dark, Dark Horse, in cui l'interprete principale è il futuro presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Apparve in decine di film, come ad esempio I figli della gloria nel 51 e Attente ai marinai nel 1952, ma guadagnò riconoscimento nel 1955 nel ruolo da protagonista nel film La Valle dell'Eden, grazie al quale ottenne la prima candidatura all'Oscar come miglior interprete. Seguirono in rapida successione altri due film importanti come ruolo da protagonista, Gioventù bruciata, che diventò il simbolo della gioventù moderna, e Il gigante, per la quale ottenne un'altra candidatura all'Oscar. I comunicati stampa della Warner erano soliti considerare Dean, insieme ad altri due attori, Rock Hudson e Tab Hunter, i tre scapoli che non hanno ancora trovato il tempo per impegnarsi con un'unica donna. La relazione più famosa di James Dean fu con un'attrice italiana, pensate, Anna Maria Pierangeli, che incontrò quando lei stava girando il film Il calice d'argento. Ma nell'ottobre del 1954 la Pierangeli annunciò il fidanzamento con un cantante italo-americano, Vic Damone. La cronaca rosa riportò che Dean, o una persona simile a lui, seguì il matrimonio a bordo della sua moto al ciglio della strada. Tuttavia, quando chiesero a Dean se tutto ciò fosse vero, lui negò, dicendo che solamente un pazzo poteva seguire un matrimonio di una ex. Successivamente James Dean entrò in stato di depressione e iniziò qui l'alcol e a correre con le sue macchine, con la sua moto. E da qui il preludio alla sua tragica fine. James Dean morì il 30 settembre 1955 in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Porsche. È stata una delle 5 persone ad essere candidate come miglior attore per il suo primo ruolo e la sola persona candidata 2 volte postuma. L'ultima auto posseduta da James Dean fu appunto la Porsche 550, che ne perse la vita. Fu battezzata col numero 130 e il nome Little Bastard, in italiano piccola bastarda. La morte di Dylan alimentò la leggenda secondo cui la Little Bastard portasse sfortuna, poiché le persone a cui sono state vendute le sue parti rimaste intatte sono state coinvolte in gravi incidenti.
Dopo un po' di tempo, i rottami della vettura furono rimandati a George Barris, colui che aveva modificato la vettura e ne aveva venduti pezzi dopo l'incidente. Ma quando il treno che trasportava la Porsche arrivò a destinazione, l'auto era scomparsa. Sulla vettura fu messa una taglia milionaria, ma ancora oggi la macchina non è ritrovata. Così è la vita. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissima la prossima volta. Buon pomeriggio, un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao!